Da molti considerata una grande imprenditrice del Pesarese, Meuccia Severi Salvaterra non era solo una pioniera del settore del tessile e abbigliamento, perché è stata anche una collezionista raffinata, un'appassionata dell'arte e soprattutto una donna generosa e sensibile. Arrivata da Carpi, intorno agli anni 50 e specializzata nella produzione di maglieria di pregio, Meuccia è morta nel settembre 2019 all'età di 97 anni. Il suo ricordo, però, è ancora vivo in tutte quelle realtà che con estrema riservatezza lei ha aiutato. Tra queste l'Oasi dell'Accoglienza Ollus, che accoglie gratuitamente malati di talassemia, leucemia e altre patologie con necessità di trapianto di midollo osseo e terapie intensive, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, ha spiegato la fondatrice Maria Chiera, abbiamo voluto ricordare la nostra benefattrice con una targa. Un applauso. Proprio lei, donna grande, di grande attenzione agli ultimi, oltre ad essere una delle più grandi imprenditrici italiane, ha voluto, direi, aiutarci a salvare l'Oasi e a continuare nella nostra opera di accoglienza. Noi crediamo fermamente che continuerà ad assisterci costantemente. Durante l'inaugurazione Maria Chiera ha poi ricordato l'importante appuntamento del 2022, il 30° compleanno dell'Oasi dell'Accoglienza. Nel mese di giugno faremo un momento di festa percorrendo questi 30 anni di lavoro, di accoglienza, di impegno insieme a tutti i volontari, perché vorrei ricordare che l'Oasi dell'Accoglienza vive solo grazie alle donazioni gratuite e ai volontari che prestano il loro servizio gratuitamente. L'essere umano, come diceva Madre Teresa, siamo solo degli strumenti nelle mani di Dio che gestisce le cose come vuole, quando vuole. E allora noi diciamo grazie Signore perché ancora oggi ci usi. E auguriamo a tutti un sereno prossimo Natale all'insegna proprio della generosità di se stessi soprattutto.